Buongiorno. È vero che ho studiato in Italia fa tanti anni fa e poi sono stato in Italia da 7 anni. È da 7 anni che non viene in Italia. E poi così l'italiano non riesco più a parlare bene, ma penso in francese. Allora io parlo francese e poi la grande Giuditta traduce in italiano. E poi ci aiutiamo, ok? Bene? Così avrete il tempo di ascoltare 2 volte, se qualcuno capisce l'italiano. E quando si tratterà della preghiera, si pregherà 2 volte anche, sia in francese che sia in italiano. Allora, questo pomeriggio abbiamo il tema di Luca 10, versetto 19. Voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ecco, vi ho donato il potere di camminare su scorpioni e serpenti e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà nuocervi. Luca 10, versetto 19. C'è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio. Quand on la proclame. Quando viene proclamata. Elle s'accomplit toujours. Si compie sempre. Cette parole s'accomplira pour nous cet après-midi. E questa parola si compirà per noi questo pomeriggio. Si nous avons un peu de foi. Se abbiamo un po' di fede. Jésus a dit si vous avez la foi comme une graine de moutarde. Gesù ha detto che se avete fede come un granello di senape. Vous direz à cette montagne. Direte a quella montagna. De se déplacer. Di spostarsi. Il n'a pas dit si vous avez la foi comme une montagne. Non ha detto se avete una fede come una montagna. Vous direz à cette graine de moutarde. Direte a questo seme di senape. Il n'a pas dit si vous avez la foi comme une montagne. Non ha detto se avete una fede grande come una montagna. Il a dit si vous avez la foi comme une graine de moutarde. Ha detto se avete la fede come un seme di senape. E la foi de la graine de moutarde. E la fede di questo seme. La foi comme cette graine de moutarde. La fede come piccola quando questo seme di senape. Nous l'avons tous. Questa ce l'abbiamo tutti. C'est pourquoi nous sommes là. Ed è per questo che siamo qua. Et c'est cette petite foi. Ed è questa nostra piccola fede. Qui va déplacer. Che sposterà. Toutes les montagnes. Tutte le montagne. De notre vie. Della nostra vita. Que Dieu en soit béni. Che il Signore sia benedetto. Frères et sœurs. Fratelli e sorelle. Ici c'est Calabria. Calabria, non? Sì. Est-ce que nous savons qu'il y a une puissance dans le monde? Sappiamo. Sapete che c'è una potenza nel mondo? La puissance du mal. La potenza del male. Une puissance terrible. Una potenza terribile. Une puissance redoutable. Ed è una potenza da temere. Cette puissance existe déjà. Esiste già questa potenza. Avant que Jésus ne vienne dans le monde. Prima che Gesù venisse in questo mondo. Jésus lui-même l'appelle. Gesù stesso lo chiama. Le prince de ce monde. Il principe di questo mondo. Il dit dans Jean 14, 30. Sta scritto in Giovanni 14, versetto 30. Le prince de ce monde vient. Il principe di questo mondo viene. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi qui soit. J'ai oublié, j'ai pas bien. Il n'a rien en moi. Il n'y a rien en moi qui.
Il dit, le prince de ce monde vient. Bon, arrêtons-nous là. Il dit, le prince de ce monde vient. Donc, lui-même, il appelle le prince de ce monde. Lo chiama lui stesso in questo brano il principe di questo mondo. Ça veut dire que le monde est déjà sous principauté. Significa che il nostro mondo è già sotto questo principe. Gesù dice. Nous lisons Matthieu 4, 8. Le diable l'emporta ensuite sur une montagne très élevée et il lui montra toutes les nations du monde et leur gloire. Durante le tentazioni, nel racconto, il demonio ha portato Gesù su un monte e gli ha fatto vedere tutte le potenze, tutte le glorie di questo mondo. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. E gli ha detto, ti donerò tutte queste cose. Si tu te prosternes et si tu m'adores. Se tu ti prosti davanti a me e mi adori. Il lui montre toutes les gloires du monde. Gli fa vedere tutte le glorie di questo mondo. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. E dice, ti darò tutte queste cose. Il fait la promesse de donner toutes ces choses. Sta promettendo a Gesù di donargli tutte queste cose. Cela veut dire que cela lui appartenait entre griffes. Tra virgolette vuol dire che tutte queste cose gli appartengono. Et quand il disait cela, et mentre lo diceva, quand il montrait le monde, mentre faceva vedere il mondo, est-ce que vous savez que Calabria aussi était dedans? Sapete che anche la Calabria faceva parte di tutto quel mondo che il demonio faceva vedere a Gesù? Sì o no? Sì o no? Donc il y a déjà une force en place. E quindi c'è già un potere in che vige. Dans Daniel 10:13. In Daniele 10 versetto 13. Le prince du royaume de Perse. Il principe del regno di Persia m'a résisté pendant 21 jours, dit les écritures. Sta scritto che il principe del regno di Persia mi ha resistito per 21 giorni. Ça veut dire que chaque région. Significa che ogni regione, comme la Perse, come la Persia, comme la Babilonia, come la Babilonia, comme la Mesopotamia, come la Mesopotamia, comme Calabria, come la Calabria, était sous contrôle du prince de ce monde. Sono sotto controllo del principe di questo mondo. C'est lui le serpent antique. È lui il serpente antico. C'est la vipère. È la vipera. Le scorpion. Il scorpione. Qui jette le venin, le poison partout. Che butta il suo veleno ovunque. Le péché. Il peccato. La banalizzazione du péché. La banalizzazione del peccato. La maladie. La malattia. Diverses formes de maladie. Diverse forme di malattia. Des maladies bizarres. Malattie strane. La guerre. La guerra. La haine. L'odio. Le meurtre. L'omicidio. Le péché et le mal qui s'érigent en système. Il peccato e il male che si strutturano come sistema. Le péché qui devient loi qu'on vote. Il peccato che diventa una legge che viene votata. Les choses qu'on faisait en cachette. Tutto ciò che si faceva di nascosto. Aujourd'hui on le fait en plein jour. Oggi si fa in pieno giorno. Et cela devient une mode. E diventa una moda. Les chefs des peuples. I capi degli stati. Les parlements. I parlamenti. Les gouvernements. I governi. Se mettent ensemble. Si mettono insieme. Pour voter. Per votare. Des lois. Delle leggi qui sont péché, che sono peccato. Le péché est devenu structurel. Il peccato è diventato strutturato. Et désormais on se demande où est le bien, où est le mal. E noi ci chiediamo dove è il bene e dove è il male. Chaque fois qu'on fait un avortement. Ogni volta che si commette un aborto. Jésus révélait à une dame. Gesù rivelava a una mistica che c'est comme un terrain de foot.
È come un terreno di calcio. E quand on fait ce péché, e quando si commette quel peccato, l'ensemble du terrain se lève et crie Ura. Tutti quelli che stanno in questo stadio si alzano e gridano Ura. E dei demoni descendono sulla terra. E dei demoni si fiondano sulla terra. E se il y avait des démons au temps de Jésus? E se c'erano dei demoni nel tempo di Gesù? E il mondo continua a fare dei péchés. E il mondo continua comunque a peccare fino a oggi. E ouvre l'enfer sur la terre. Aprendo l'inferno sempre di più sulla terra. C'est vrai que les démons ne se multiplient pas. È vero che i demoni non si moltiplicano. Dieu a fini de les créer comme il a fini de créer les anges. Dio ha finito di crearli così come ha finito di creare gli angeli. Nous, nous sommes capables avec le péché. Noi, con il nostro peccato, siamo capaci. Avec les grands péchés qui se commettent sur la terre. Soprattutto con questi grandi peccati che commettiamo oggi. D'ouvrir l'enfer. Stiamo aprendo l'inferno. Et de faire venir sur la terre des démons. E invitiamo sulla terra i demoni. Cela veut dire que probablement. Ciò significa che probabilmente dans notre génération, nella nostra generazione plus que dans la génération de Jésus, ancora più dei tempi di Gesù il y a plus de mal et de péché et de démons sur la terre. Ci sono più peccati, tanto male e più demoni sulla terra. Impurité, avortement. Impurità, aborti. Sono devenus de plus en plus banali. Sono diventati banalità. Que dire de la sorcellerie? E che diremo della stregoneria? De la magie. Della magia. De l'idolatrie. Dell'idolatria. De l'esoterismo. Dell'esoterismo. Saint Paul dit dans Ephésiens 6, 12. Sta scritto in Efesini 6, 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Non avete da lottare contro la carne e contro il sangue. Mais contre les dominations. Ma contro le dominazioni. Contre les autorités. Contro le autorità. Contre les princes de ce monde. Contro i principati di questo mondo. De ce monde des ténèbres. Di questo mondo delle tenebre. Contre les esprits méchants. Contro gli spiriti cattivi. Qui sont dans les lieux célestes. Che stanno nei luoghi celesti. Si tu n'es pas conscient. Se non sei cosciente du mal et du danger qui te guette, del male e del pericolo che sta in agguato, si tu n'es pas conscient que tu es dans une zone de guerre permanente, se non sei consapevole di stare in una zona di guerra permanente, tu as perdu la guerre, hai già perso la guerra. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Qui non c'è nessuno qui va perdre la guerre. Nessuno qui perderà quella battaglia. Amen. Dì a celui qui è a côté de toi. Dì a colui che è vicino a te. Tu ne perdras pas la guerre. Non perderai questa guerra. Tu ne vas pas perdre cette guerre. Non perderai questa guerra. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Ed è per questo che siamo qui. Voilà la situation du monde. Ecco la situazione del mondo. Il est sous l'emprise du mal. È sotto il dominio del male. Depuis qu'il fut précipité. Da quando fu precipitato. Le grand dragon. Il grande dragone. Le serpent ancien. Il serpente antico. Appelé le diable et Satan. Chiamato diavolo e Satana. Celui qui séduit toute la terre. Colui che seduce tutta la terra. Celui qui fut précipité sur la terre. Colui che fu precipitato sulla terra. Les anges furent précipités avec lui. E un terzo et degli angeli anges, sono stati precipitati con lui. Ses anges sont précipités avec lui. Questi angeli sono qui con lui. Apocalisse 12:9. Apocalisse 12, versetto 9. Ce passage de la Bible. Questo passaggio della Bibbia nous dit que
ci dice che il a été précipité sur la terre, che è stato buttato sulla terra, ses anges avec lui, insieme con i suoi angeli. Mais cet après-midi, ma questo pomeriggio, je t'annonce une bonne nouvelle. Ti annuncio una buona novella. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ti annuncio una buona novella. Le Fils de Dieu, il Figlio di Dio, est apparu, è apparso, pour détruire, per distruggerlo, les œuvres du diable, per distruggere le opere del demonio. C'est la première bonne nouvelle de ce soir. Questa è la buona, la prima buona novella di questo pomeriggio. Le Fils de l'homme est apparu. Il Figlio dell'uomo è apparso. Pour détruire. Per distruggere. Les œuvres du diable. Le opere del demonio. Dì a celui qui est à côté de toi. Dì a colui che è vicino a te. La bonne nouvelle de ce soir. La buona novella di questo pomeriggio. Il Figlio dell'uomo è apparso stasera. È apparso per distruggere le opere del demonio. La prima buona novella di sto pomeriggio. Le Fils de Dieu, répétons. Ripetiamo, il Figlio di Dio. È apparso per distruggere l'opera del diavolo. Il est apparu. È apparso. Pour détruire. Per distruggere. Les œuvres. Le opere. Du diable. Del demonio. S'il y a quelques diables ici. Se ci sono qualche diavoli qui. Ils n'ont qu'à entendre. Che possano sentire. Que celui qui est envoyé. Che colui che è mandato, il est envoyé, è mandato, pour détruire, per distruggere, les œuvres, le opere, du diable, del demonio. C'est ça la bonne nouvelle. Questa è la buona notizia. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Ed è per questo che il Padre lo ha mandato. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Le Fils de Dieu. Il Figlio di Dio. Il est le lion. È il leone. Le lion de la tribu de Giuda. Il leone della tribù di Giuda. Le rejeton de la race de David. Il ecco. Non, le rejeton de la race de David. Bon, le rejeton. Non mi viene. Il discendente, ma non era questo. Rejeton. Ecco. Il è l'étoile du matin, l'étoile è la stella del mattino. È la stella scintillante del mattino. Luminosa del mattino. Del mattino. Il è le fils du roi David. È il figlio del re Davide. Il è un lion. È un leone. Le lion se lève. E il leone si alza. Le lion rugit. Leone rugisce. E il impose silence. E impone silenzio. C'est Jésus de Nazareth. È Gesù di Nazareth. Il est venu lui-même comme un prince. È venuto lui stesso come un principe. Lui-même il est roi. Ma lui è re. C'est pourquoi il y a des rois qui sont venus le saluer comme des collègues. Ed è per questo che sono venuti dei re per salutarlo come colleghi. Ils lui ont donné l'or. Gli hanno donato oro. Pour signifier qu'il est prince, il est roi. Per sottolineare la sua stirpe regale. S'il y a une autre principauté dans le monde,
S'il y a une autre principauté dans le monde. Se c'è un altro principato nel mondo. Il y a une nouvelle principauté qui s'est introduite dans le monde. C'è una nuova, c'è un nuovo principato che si è introdotto nel mondo. C'est le fils du roi David. È figlio del re Davide. Il est le lion. È leone. Si Saint Pierre dit que le lion que le diable rôde comme un lion. Pietro dice che San Pietro dice che il leone gira come un leone. Nous avons un lion plus fort. Noi abbiamo un leone più forte. Il est le lion de la tribu de Juda. Che è leone della tribù di Giuda. Il est roi. È re. C'est pourquoi Hérode s'inquiète. Ecco perché Erode comincia a preoccuparsi. Parce que un nouveau roi est venu dans le monde. Perché un nuovo re è apparso sulla terra. Le nouveau roi, il a annoncé toute sa vie son royaume. E questo nuovo re ha annunciato il suo regno tutta la sua vita. Il est mort pour ce qu'il a annoncé. Ed è morto per ciò che ha annunciato. Sur la croix, il est écrit. Sulla croce sta scritto. Celui-ci è il roi dei Juifs. Sta scritto sulla croce. Costui è il re dei Giudei. Les rois sont venus l'accueillir à sa naissance. I re sono venuti a salutarlo alla sua nascita. Il a prêché toute sa vie la nouveauté d'un autre royaume, le surgissement d'un autre royaume dans le monde. Durante tutta la sua vita ha predicato sulla terra, ha predicato l'avvento di un nuovo regno sulla terra. E il è morto e dans sa mort même on l'a appelé roi des Juifs. Ed è morto per questo e anche nella sua morte è stato chiamato re dei Giudei. E cela è scritto in trois langues, les trois langues officielles de ce moment. E è stato scritto nelle tre lingue che erano ufficiali in quel periodo. Il est venu pour détruire. È venuto per distruggere. L'autre principauté qui était sur la terre. Il precedente principato che regnava sulla terra. Et j'entendis dans le ciel. E sentì nel cielo. Une voix forte qui disait. Una voce forte che diceva. Maintenant le salut est arrivé. Ora la salvezza è arrivata. Et la puissance et le salut est arrivé et la puissance le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et insieme la potenza del nostro re e l'autorità di suo figlio. Apocalisse 12 10. Apocalisse 12 10. Donc c'est déjà fait. E quindi ciò è già stato compiuto. Tout est déjà accompli. Tutto è compiuto. Nous ne luttons pas pour avoir une victoire prochaine. Noi non lottiamo per avere una vittoria prossima, futura. Nous luttons dans la victoire de Jésus. Noi lottiamo nella vittoria di Cristo. Qui est déjà accompli. Che è già compiuta. Ce n'est pas que nous allons avoir une autre victoire. Non avremo un'altra vittoria. La victoire est déjà accomplie. È già compiuto. Et nous luttons dans la victoire de Jésus. E noi lottiamo nella vittoria di Cristo. La deuxième bonne nouvelle. Seconda buona novella. Dis à celui qui est à côté de toi. Dì a colui che è vicino a te. Il y a une deuxième bonne nouvelle. C'è una seconda buona notizia. Dis-lui qu'il y a une deuxième bonne nouvelle. Dis-lui que c'è una seconda buona notizia. Et la voici. Ed eccola. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le e le scorpioni. Ecco, vi ho donato il potere di camminare sui serpenti e sui scorpioni. Su tutta la puissance de l'ennemi. Su tutta la potenza del nemico. E rien ne pourra vous nuire. E nulla vi potrà nuocere. Amen.
C'est justement le thème de notre réflexion ce soir. Ed è appunto il tema della nostra riflessione di stasera. Gesù ha donné pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Gesù ci ha donato il potere di camminare su tutta la potenza del male. Est-ce que nous se vuole continuare e poi facciamo la preghiera. Ok. E cette bonne nouvelle è capitale. È capitale. Questa buona novella è importantissima. Est-ce que nous croyons en cette parole de Jésus? Ma noi crediamo in questa parola di Gesù? Est-ce que nous croyons que cela est vrai? Ma crediamo che sia vera questa cosa? C'est d'autant plus difficile de croire aujourd'hui. È molto difficile credere a questa cosa oggi, eh? Parce que depuis le 17e siècle. Perché dal 17esimo secolo. Quand le monde a traversé le siècle des lumières. Da quando il mondo ha attraversato il secolo delle luci, l'illuminismo. Le matérialisme où on ne croit plus ni au diable ni à Dieu. Questo materialismo in cui non si crede più né nel demonio né in Dio, qui est la mère de notre siècle. E che comunque è la madre del nostro secolo. C'est difficile. Fa sì che sia difficile credere a questa verità, a questa seconda buona novella. De croire même que le diable existe. È anche difficile credere che il demonio esiste. Encore plus difficile de croire qu'on peut le vaincre. È ancora più difficile pensare di poterlo vincere. Le pape François dit que le diable ne vient plus en rayon. Papa Francesco dice che il demonio non viene più con dei stracci addosso, eh? Mais il vient avec une bonne chemise et la cravate. Viene in giacca e cravatta. C'est encore plus difficile de le reconnaître. Ed è ancora più difficile riconoscerlo. Jésus nous dit dans le 10e chapitre de Luc. Nel decimo capitolo di Luca. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Sta scritto che il Signore ha mandato altri 70 discepoli. Et il les envoya. E li ha mandati. Il dit partez. E li dice andate. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Et quand les 72 revinrent. E quando i 72 tornarono. Ils revinrent avec joie en disant. Tornarono con gioia dicendo. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Signore, persino i demoni si sono sottomessi a noi nel tuo nome. C'est extraordinaire. È straordinario. Il s'agit des 72. C'est un grand nombre. Si tratta di 72 discepoli, un gran numero. C'est un nombre plus grand que celui des 12 apôtres. È superiore ai 12. Et si tu étais là, il allait te choisir. E se tu fossi stato presente, ti avrebbe scelto. A fait partie de ces 72. Avresti fatto parte di questi 72. Puisque nous sommes tous disciples. Perché siamo tutti discepoli. Amen. Il,
Il les a à peine choisis. Li ha appena scelti. E puis leur donna pouvoir. E poi gli ha donato il potere. Ils sont partis. E poi loro sono partiti. Quand ils sont revenus. Quando sono tornati. Ils ont dit même les démons. Hanno detto persino i demoni. Nous sommes soumis. Si sono sottomessi a noi. En ton nom. Nel tuo nome. La cerise sur le gâteau. La ciliegina sulla torta. Jésus le ajoute. Gesù aggiunge. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vedevo Satana cadere sulla terra come un fulmine. Et c'est là qu'il a dit. Ed è lì che ha detto. Je vous ai donné pouvoir. Vi ho donato il potere. De marcher. Di camminare. De marcher. Di camminare. De marcher. Di camminare. Sur les serpents et sur les scorpions. Sui serpenti il e sui scorpioni. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Vi ho donato ogni potere. Sur l'ennemi. Sul nemico. Et pourtant ne vous réjouissez pas. Et pourtant ne vous réjouissez pas. Però non rallegratevi per quello. Mais réjouissez-vous plutôt. Ma rallegratevi piuttosto. Parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Perché i vostri nomi sono iscritti? Amen. Parce que pour aller au ciel. Perché per andare in cielo. Il nous a donné un autre pouvoir. Ci ha donato un altro potere. Il nous a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, dit Saint Jean. Ci ha donato il potere di diventare figli di Dio, ci dice San Giovanni. Il nous a donné pouvoir. Ci ha donato la possibilità, il potere di diventare figli di Dio. Alors Jésus de Nazareth a entièrement donné son pouvoir de domination sur les forces du mal à ses disciples. E quindi Gesù di Nazareth ha donato tutto il suo potere di dominazione sulle forze del male ai suoi discepoli. C'est un pouvoir que personne n'avait exercé autant avant lui. Ed è un potere che nessuno aveva esercitato così con questa ampiezza e con questa pienezza prima di lui. E personne n'avait pouvoir de donner ce pouvoir. E nessuno poteva conferire questo potere. C'est une affaire de pouvoir. Si tratta di potere. Jésus sait lui-même qu'il y avait une autre puissance, il y avait un autre pouvoir dans le monde. Gesù stesso era consapevole che c'era un altro potere prima del suo arrivo. C'est pourquoi il a donné à ses disciples aussi pouvoir. Ed è per questo che ha conferito il suo potere ai suoi discepoli. La seule promesse faite par Jésus de Nazareth. L'unica promessa fatta a Gesù di Nazareth. Avant de partir de ce monde. Che lui ha fatto prima di andare via di questo mondo. C'est la promesse d'un vêtement de puissance. È la promessa di un rivestimento di potenza. Dans Actes 1:8. In Atti 1 versetto 8. Vous recevrez une puissance. Sta scritto, riceverete una potenza. Vous serez revêtus d'une puissance. Sarete rivestiti di una potenza. Il n'a pas dit, je vais vous donner une armée. Non ha detto, vi darò un'arma. Il n'a pas dit, je vous enverrai des anges. Non ha detto, vi manderò degli angeli. Il dit, vous serez revêtus de puissance. Ha detto sarete rivestiti di potenza. Pour pouvoir comme des agneaux. Per potere come degli agnelli. Résister. Resistere. À la puissance qu'il y avait dans le monde. Alla potenza che vigeva nel mondo. Le diable ne comprend que le langage de la force. Il demonio capisce solo il linguaggio della forza. Il ne comprend que le langage de la violence. Capisce solo il linguaggio della violenza. Il ne comprend que le langage de la puissance. Capisce solo il linguaggio della potenza. Si
tu passes ton temps à pleurnicher. Se passi tuo tempo a piagnucolare. Dieu n'esauce pas les pleurs. Dio non esaudisce i piagnistei. Dieu n'obéit pas ou il ne réagit pas parce que tu pleurniches. Dio non reagisce mentre stai piangendo. Le voleur vient. Il ladro viene. Pour voler. Per rubare. Détruire. Distruggere. Égorger. Sgozzare. Jean 10:10. Giovanni 10:10. Si tu passes ton temps à pleurnicher. Se passi tuo tempo a piangere. Au lieu d'utiliser le pouvoir. Invece di utilizzare il potere. Dieu ne réagit pas aux pleurs. Dio non reagirà ai tuoi piagnistei. Saint Paul dit. San Paolo dice. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ephésiens 6. Efesini 6. Rivestitevi di tutte le armi di Dio. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Per tenere saldi contro le astuzie del nemico. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ecco perché vi serve prendere tutte le armi di Dio. Afin de pouvoir résister au mauvais. Per resistere al cattivo. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Rimanete saldi dopo aver sormontato tutto. Donc, nous avons superato tout. Tutto. Nous avons tout. E quindi noi abbiamo tutto. Pour le combat. Abbiamo tutte le armi per combatterlo. Quand nous sommes tourmentés. Quando siamo tormentati. Quand nous vivons dans une atmosphère tourmentée. Quando viviamo in un ambiente tormentato. Et quand quelqu'un est tourmenté à côté de nous. O quando abbiamo qualcuno vicino a noi che è tormentato. C'est vrai que dans l'église. È vero che nella chiesa. La grâce de chasser le diable, les démons. La grazia di scacciare i demoni. È donnée aux exorcistes. È donata agli esorcisti. Le premier exorciste. Il primo esorcista. C'est l'évêque. El vescovo. Et il partage son pouvoir. Pardon. E condivide il suo potere. Et tous les prêtres. Et tous les prêtres. E ogni sacerdote. Avec la grâce sacerdotale. Con la grazia sacerdotale. Peut faire des prières de délivrance. Possono fare preghiere di liberazione. Aujourd'hui, je ne vais plus trop aux rencontres des exorcistes. Oggi io non partecipo più tanto agli incontri degli esorcisti. Parce que le s'asseoir du matin au soir et parler du diable, c'est mauvais, on peut pas penser tout le temps à cette chose-là. Perché stare dalla mattina alla sera seduti a parlare del demonio mi disturba. Non si può fare questa cosa. Il y a quelque chose de bien dans l'évangile. C'è qualcosa di buono nel Vangelo. Et c'est fatigant. È stanca questa cosa. Je préfère aujourd'hui. Preferisco oggi. D'aller dans les rencontres des charismatiques. Andare a un incontro carismatico. Bon, elle n'a pas dit que je suis l'aumônier national de tous les mouvements charismatiques du Bénin. Mamma mia, mi sono dimenticato. Lui è il responsabile. Capellano. Il capellano nazionale di tutti i movimenti carismatici del Benin ed è il capellano dei Caris Benin. Mi sono dimenticata, scusatemi. E cette atmosphère. E questa atmosfera. Où on chante. Dove si canta? On prie. Si prega. On annonce la bonne nouvelle. Si annuncia la buona novella. On restaure les hommes. Si restaurano gli uomini. On bâtit des hommes nouveaux. Si costruiscono uomini nuovi. C'est plus beau. È più bello. Que de regarder et de penser du matin au soir au diable. Che di pensare, di guardare, di scrutare dalla mattina alla sera il demonio. Et dans tout ça le démon s'en va. E in questa atmosfera di lode il demonio se ne va. Non
Nous pouvons, le pouvoir est exercé aussi particulièrement par les gens qui ont quelques grâces particulières. Il potere viene esercitato anche con, attraverso delle persone che hanno delle grazie particolari. Le pouvoir peut être exercé par la foi. Il potere può essere esercitato attraverso la fede. Mais le pouvoir peut être exercé encore plus par ceux qui ont des charismes de foi. Ma viene esercitato ancora meglio da coloro che hanno i carisma di fede. Ma l'essenziale è che noi tutti, come baptisé, come in quanto battezzati, il nous a donné pouvoir. Lui ci ha donato il potere. Si quelque chose arrive à ton enfant la nuit, se qualcosa succede al tuo figlio di notte, tu ne vas pas dire je vais attendre le matin. Non aspetterai la mattina. Pour appeler le curé. Per chiamare il parroco. Pour appeler le berger. Per chiamare il pastore o il responsabile del tuo gruppo. Tu dois agir sur place. Devi agire lì. En ce moment. In quel momento. Et utiliser ta foi. E utilizzare la tua fede. Nous avons la grâce de l'autodélivrance. Abbiamo la grazia dell'autoliberazione. Nous avons la grâce d'accompagner, de prier avec les gens. Abbiamo la grazia di accompagnare e di pregare con la gente. Et par la force de notre baptême. In virtù del nostro battesimo. Jésus n'a même pas dit le baptisé, il dit celui qui croit. Gesù non ha neanche detto il battezzato, ha detto colui che crede. Il avait une femme musulmane. C'era una donna musulmana qui était partie se faire opérer au Maroc. Che è andata a farsi operare in Marocco. Et cette dame, elle avait un cancer et elle était tourmentée par un esprit. Aveva un cancro ed era tormentata da uno spirito. Et elle m'a appelé de là-bas au Bénin. Mi era in Marocco e mi ha chiamato, io ero in Benin, mi ha chiamato in Benin. J'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Io gli ho chiesto, ma tu credi in Gesù? Elle a dit oui. Lei ha detto sì. J'ai dit, mets ta main sur le sein souffrant de cancer. Io ho detto, allora appoggia la mano sul seno malato di cancro. Et nous avons prié. E abbiamo pregato per telefono. Et son cancer est parti. E il suo cancro è sparito. Je n'ai pas dit que les médecins ne l'ont pas traité. Non sto dicendo che non è stata curata dai medici. Mais l'esprit de maladie. Ma lo spirito di malattia è parti. Se n'è andato. Elle n'est pas chrétienne. Non è cristiana. Et nous avons. E noi abbiamo. Comme croyants. Noi siamo cristiani. Et ce pouvoir nous devons l'exercer, sinon c'est un gaspillage. Questo potere lo dobbiamo esercitare, se no è uno spreco. Ce n'est pas beaucoup de choses. Non dobbiamo fare tante cose. Jésus n'a pas dit. Gesù non ha detto. Priez pour les démons, priez à cause des démons. Non ha detto pregate per i demoni. Non ha detto pregate per causa dei demoni. Il dit chassez les esprits mauvais. Ha detto scacciate spiriti maligni. Parce que quand tu es en train de prier beaucoup. Perché quando stai pregando troppo. Peut-être tu mets ta foi dans ta prière. Forse stai avendo fede nella tua preghiera. Mais quand tu interpelles. Ma quando invece interpelli. Quand tu ordonnes. Quando dai ordini. Quand tu menaces. Quando minacci. L'esprit mauvais. Lo spirito maligno. Tu es en train de faire ce que Jésus a dit. Stai facendo ciò che Gesù ha detto. Il a dit chasser les esprits. Ha detto scacciate gli spiriti. C'est vrai que nous allons prier maintenant. È vero che adesso preghiamo. Mais la prière. Ma la preghiera. C'est pour et augmenter, allumer, adapter notre foi. È semplicemente per aumentare, accendere, adattare la nostra fede. Et quand la foi est là. E quando la fede è presente. Il dit ordonne. Dice ora dai ordini.
Nous pouvons faire des prières. Possiamo fare delle preghiere. Invocare Saint Michel. Invocare San Michele Arcangelo. Invocare les saints. Invocare i santi. Saint Gabriel Arcangelo. San Gabriele Arcangelo. Notre Dame de délivrance. La Madonna della liberazione. Tous ces saints ont leur spécificité et tous ces anges ont leur spécificité par rapport au problème des hommes. Ognuno di questi angeli e arcangeli hanno la loro specificità riguardo ai nostri bisogni. Mais, et il faut un peu de discernement. Serve discernimento. Pour faire ces prières-là. Serve discernimento per fare questo tipo di preghiere. Mais quand on est en train de faire les prières, ma quando si sta facendo le preghiere, il faut savoir que c'est l'autorité qui nous est donnée. Ma dobbiamo sapere, mentre preghiamo, che è l'autorità che ci è stata conferita al battesimo. Avec l'aide de Saint Michel et de la Vierge Marie. Con l'aiuto di San Michele Arcangelo e della Madonna. Qui fait partie les esprits mauvais. Che scaccerà via i demoni. Je donne quelques exemples. Vi do qualche esempio. Voyez cette femme qui est ici. Vedete me. La première fois que je l'ai connue. La prima volta che mi ha conosciuta. C'était au téléphone. Eravamo al telefono. Elle était en Italie. Io ero in Italia. Et moi j'étais au Bénin en Afrique. E lui era in Benin in Africa. Elle m'a raconté une histoire. Gli ho raccontato una storia. Où elle était en train de perdre ses pieds. Ero mezza paralizzata. Je ne sais pas si elle était assise, elle était debout quand elle m'avait appelé. Non so se lui non sa se ero seduta o in piedi quando l'ho chiamato. Je suis allé à l'église avec le téléphone. Sono entrato in chiesa col telefono. J'ai prié. Ho pregato. J'ai dit l'esprit qui est en train de la paralyser. Ho detto quello spirito che ti sta paralizzando. Quitte son corps. Esci dal suo corpo. Et puis vous dire la suite. Mi sono alzata. Nous avons les sacrements. Abbiamo i sacramenti. Avant tout la messe. Innanzitutto la messa. Avant tout le Saint Sacrement. Abbiamo il Santissimo Sacramento. Quand je suis allé aux États-Unis. Quando sono stato negli Stati Uniti. Je suis allé dans une maison. Sono andato in una casa. Ça fait deux ou trois semaines. Due o tre settimane fa. Il y avait une femme dans la maison. C'era una signora. Qui est venue du Bénin. Che è venuta dal Benin. Parce qu'elle était malade. Perché era malata. Elle avait quelle maladie? E qual era questa malattia? Elle perdait le poids. Stava dimagrendo. Jusqu'à elle était grande mais elle a commencé pas savoir dessiner de la quarantaine, de la 40 de poids. Era molto alta, ma pesava appena 40 kg. Et pendant 8 mois. E per 8 mesi. Les médecins n'ont pu rien faire pour arrêter cette diminution de poids. I medici non capivano cosa stesse succedendo. Elle mange bien. Mangiava bene. Mais rien. Ma dimagriva. Elle a commencé pas s'inquiéter. E cominciava veramente a preoccuparsi. J'ai célébré la messe. Ho celebrato la messa. 10 jours après. 10 giorni dopo. Elle a augmenté. Ha preso 3 kg. 3 kg. Alors que depuis 8 mois. Mentre già da 8 mesi. Au point où elle s'en inquiétait, toute sa famille s'en inquiétait beaucoup. Ed era veramente preoccupante perché era 8 mesi che continuava a perdere chili. Elle en a été tellement bouleversée. Era talmente sconvolta de cette grâce, di questa grazia ricevuta que avant de partir, che prima di ici, andare via, prima che venisse io qui, elle m'a fait don de l'une de ses maisons au Bénin. Mi ha donato una delle sue case in Benin.
talmente era riconoscente. C'est Jésus de Nazareth. È Gesù di Nazareth. Je suis allé toujours aux États-Unis à Washington DC. Sempre negli Stati Uniti sono andato a Washington DC. Et j'ai célébré la messe. Ho celebrato la messa. Une femme était venue. Una signora era presente. On l'avait porté. L'avevano portato in braccio. Elle souffrait d'une maladie bizarre. Soffriva di una malattia strana. Elle tremblait comme ça. Tremava. Elle ne peut pas marcher. Non poteva camminare. Après la messe. Dopo la messa. J'ai pris sa main. Io ho preso la mano. Tu dis lève-toi. Io ho detto alzati. Et elle a commencé par marcher. E ha cominciato a camminare piano, piano. Deux ou trois jours après. Due o tre giorni dopo. Ils m'ont envoyé sa photo. Mi hanno mandato la sua foto. Elle faisait l'omelette à la cuisine toute seule. Stava facendo una frittata in cucina da sola. Peut-être pour nous. Forse per noi. Tout ça est extraordinaire. Tutto questo è straordinario. Mais pour Jésus. Ma per Gesù. Pour le croyant. Pour le croyant. O per il credente. C'est une chose que Jésus peut donner tous les jours. È una cosa che Gesù può donare tutti i giorni. Quand la cananéenne était en train de courir derrière Jésus. Quando la donna cananea correva dietro Gesù dicendo Gesù libera mio figlio, mia figlia. Jésus a dit je ne donnerai pas la nourriture des enfants. Gesù gli ha risposto non darò il cibo dei bambini. Ai cagnolini. Ça veut dire que la délivrance. Ciò significa che la liberazione des esprits mauvais, degli spiriti cattivi, comme la guérison, così come la guarigione, c'est la nourriture des enfants. È il cibo dei figli. Qu'il peut nous donner tous les jours. Che lui ci può donare tutti i giorni. Quand nous prions. Quando preghiamo. Pour dire donne-nous aujourd'hui. E diciamo donaci oggi. Notre pain de ce jour. Il nostro pane quotidiano. Nous disons le pain, la nourriture. La nourriture, le pain. Nous parlons du pain que nous mangeons. Stiamo parlando del pane che mangiamo. Nous parlons du pain eucharistique. Parliamo del pane eucaristico. Et nous parlons du pain de la guérison et de la libération. E parliamo del pane della liberazione della guarigione. Jésus de Nazareth. Gesù di Nazareth. Nous donnera. Ce lo donerà. Aujourd'hui. Ce lo darà oggi. Le pain. Ci darà oggi il pane. Dont nous avons besoin. Di cui abbiamo bisogno. De la guérison. Della guarigione. De la nourriture. Del cibo. Et du pain eucharistique. E del pane eucaristico. Le Seigneur soit avec vous. Il Signore sia con voi.